Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Avevo detto che se fosse arrivata questa benedetta rescissione di Sanchez ne avrei parlato ed è giunto il momento. Ieri ha firmato questa benedetta rescissione. Da un lato sono contento perché è giusto così, visto che è un giocatore che guadagna veramente tanto e finiva per fare la quinta scelta. Da un lato comunque è un giocatore che mi è sempre piaciuto sin da quando, diciamo, dal post triplete. Me lo ricordo bene all'Udinese, mi piaceva come calciatore veramente tanto. E quando venne all'Inter come riserva, che cosa? Cioè, Lukaku, Lautaro e Sanchez in attacco. Ed ero contentissimo, veramente. Nel corso degli anni questa opinione è leggermente cambiata, più che altro perché è un giocatore molto individualista, giocatore che deve far vedere il proprio estro. E la dimostra pure sui social molto spesso, il leone in gabbia, lo sappiamo, varie dichiarazioni. E niente, quindi sono contento che sia arrivata questa rescissione con un pizzico di amarezza, comunque perché è un giocatore che è stato 3 anni all'Inter, ha vinto 3 trofei, cosa che non possono dire tanti altri giocatori, che, anche magari più forti di Sanchez, che hanno giocato con l'Inter. Però è stato incisivo, almeno su uno di essi, la Supercoppa con la Juve sicuramente, è stato incisivo. Però non bisogna ricordarlo solo per quello, mi ricordo tante partite che comunque ci ha aiutato a sbloccarle, alcune volte ha fatto grandi giocate, quindi molto spesso era la scelta giusta da far entrare. Non è mai stato il titolare, lo sappiamo, perché nel gioco di Conte non serviva esattamente lui serviva per spaccare le partite, un giocatore che spaccava le partite, quindi era giusto farlo entrare al 70esimo, secondo me. Infatti ha giocato ben 110 partite, almeno con l'Inter, e sono tante partite se uno pensa che ha giocato 3 stagioni, se uno pensa che ha circa 40-45 partite fa l'Inter all'anno, vuol dire 120 partite in media in 3 anni, ne ha giocate 110, vuol dire che le ha giocate quasi tutte. Poi che le abbia giocate 20 minuti a partita, la maggior parte è la verità. Infatti se vediamo il minutaggio, sicuramente magari è inferiore a non lo so, ma magari anche ad Hakimi, che la scorsa stagione ha giocato praticamente tutte le partite. E niente, quindi un giocatore che è arrivato con Conte è stato in mezzo alla burrasca di cambiamenti, quindi secondo me anche questo ha influito col cambio allenatore con Inzaghi, che quest'anno l'ha usato non tantissimo, specialmente l'ha usato quando non c'era Correa, e secondo me se beccava Correa nella stagione giusta, che speriamo sia questa, e, no, e nella stagione giusta e senza infortuni, visto che Inzaghi già lo conosceva a Correa, probabilmente Sanchez non avrebbe giocato tutte le partite che ha giocato quest'anno, cioè avrebbe sicuramente preferito Correa. Quest'anno abbiamo Lukaku, quindi è giusto perché veramente di ingaggi stiamo andando a livelli astronomici, perché se si pensa che Lautaro e Dzeko hanno 6 milioni di ingaggio, Lukaku quasi 10. E Correa 3,5 mi pare, è troppo, cioè anche 7 milioni di Sanchez non ce li potevamo veramente permettere. Fosse arrivato Dybala, io attendevo questa rescissione soprattutto per Dybala. Sfumato Dybala, ho detto sì, a livello economico, perché alla fine avere un Sanchez in più in panchina non è che ci fa male, però è ovvio che tenerlo per 10 milioni l'anno, 12 milioni lordi, sono 7 milioni netti e 12 lordi. È troppo, è francamente troppo, quindi non è concepibile, non è concepibile ed è giusto darlo via. Quindi io lo saluto con affetto perché comunque ha contribuito, delle volte mi ha fatto arrabbiare come molti possono aver visto nei post partita, molto spesso, tra lui e Vidal, probabilmente più Vidal perché Sanchez almeno segnava, Vidal avrà fatto forse 2 gol in questi 2 anni. Mentre lui almeno ha contribuito in fase offensiva, molto spesso ha spaccato delle partite, non molto spesso, raramente purtroppo, speravo fosse un po' più incisivo, però alla fine il suo lavoro l'ha fatto. Una coppa ci ha aiutato a portarla, le altre ha contribuito a modo suo. E niente, gli auguro il meglio perché è un giocatore che appunto, ripeto, che mi è sempre piaciuto e che comunque è giusto che vada via. Giusto che venga rescisso, un po' montato sicuramente, l'abbiamo visto sia nelle sue dichiarazioni che nei social, però sicuramente un buon giocatore, perché avere un Sanchez in più in panchina, ai tempi nel 2020, avere Lukaku e Lautaro con Sanchez, come ho detto prima, non, cioè,
è un qualcosa che poche squadre possono permettersi. Forse nemmeno il Milan poteva permettersi di avere un Sanchez in panchina. E noi abbiamo avuto questo, tra parentesi, privilegio, che comunque l'ha contraddistinto perché ha vinto un po' ovunque è andato, quindi ci ha aiutato anche lui, quindi sicuramente è anche merito suo. Piccola parte, ma è anche merito suo. E niente, passando alla Serie A che inizia tra 4 giorni, io comunque ho fatto una prediction, se volete vederla lasciate un commento, mi piace come vi pare, se no pazienza, tanto me la tengo sempre per me e molto spesso non ci becco, quindi è molto divertente questa cosa, però la faccio e se la pubblico. E niente, per il resto aspettiamo con ansia questo sabato, io sto in ansissima perché più che altro l'impegno non è complicatissimo, ma noi non veniamo da delle buonissime amichevoli. Speriamo che abbia trovato la quadra giusta e di non sottovalutare il Lecce perché serve proprio partire col piede giusto in queste giornate che ricordiamo. Questa sarà un'annata molto strana. Un saluto da Winterfest e ci vediamo alla prossima.